Secondo finanzieri e carabinieri, Gino Calcolabruzzo e la coniuge Angelica Carmela Stefano avrebbero convinto un ottantenne poi deceduto ad affittare i terreni agricoli per ottenere contributi comunitari. In altri casi invece avrebbero finto di essere i proprietari dei terreni, il tutto portando come referenza la condanna all'ergastolo del fratello Salvatore Boss di Montalbano e Licona. Questa è l'accusa rivolta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e dei carabinieri nei confronti della coppia, con precedenti per reati legati alla gestione dei pascoli. Oggi arrestata su disposizione del Tribunale di Messina e messa ai domiciliari. L'uomo è fratello di Salvatore, 2 anni fa condannato in appello insieme ad altri 3 boss legati alla famiglia mafiosa dei barcellonesi nell'ambito del processo scaturito all'operazione antimafia Gota 2. L'indagine condotta dalle Fiamme Gialle ha fatto luce su un presunto illecito che sarebbe andato avanti dal 2013 fino al 2016, periodo in cui la coppia avrebbe percepito oltre 100.000 euro dall'AGEA, l'agenzia che gestisce le erogazioni nel settore agricolo. Il GIP ha disposto anche il sequestro di beni per un valore equivalente alla somma indebitamente percepita.